Ciao ragazzi, eccomi tornata con una nuova puntata della rubrica Cosa mi metto? Mi scuso da subito se sentite la voce un po' strana, ma il tempo è cambiato in un modo assurdo e io giustamente mi sto già raffreddando, ho il naso chiuso, incomincio ad andare via la voce, quindi mi scuso per questo. Allora, oggi diciamo non è come sempre il cosa mi metto per un'occasione, perché dico la verità, avevo un po' esaurito le idee. E allora ho pensato, visto che un po' in tutta Italia si è passato dal caldo caldissimo al vero e proprio freddo, cioè tipo qui fino all'altro giorno erano 29 gradi, il giorno dopo la mattina ce n'erano 9, quindi potete immaginare la mia contentezza, io che soffro il freddo in una maniera allucinante, e quindi ho pensato di fare questo look, sia outfit che make-up, e diciamo prettamente invernale, o perlomeno, insomma, visto che il freddo è alle porte. E come outfit ho scelto questo outfit qui, molto molto semplice, ma che mi piaceva tanto. Ho scelto un semplice skinny jeans, ma il pezzo forte secondo me è assolutamente questo cappottino molto molto carino in, diciamo, un pied de poule, però è, diciamo, un po' più grande come trama rispetto ai soliti che si trovano nei leggings, ad esempio, con un semplice maglioncino nero sotto, degli stivaletti e una borsa, insomma, la conoscete tutti, la Celine, ma si trovano ottime anche simili in giro. E poi, insomma, il pezzo forte oltre al cappotto, secondo me, è il cappello a tesa larga che quest'anno va di gran moda. E quindi, insomma, secondo me ci stava bene. Spero, insomma, che vi piaccia questo outfit. Visto che poi comunque sono un po' a corto di idee, se volete, insomma, nei commenti fatemi sapere se vi farebbe piacere vedere qualche outfit e make-up per qualche occasione particolare che magari avete anche voi. E quindi, cioè, sarei contentissima, insomma, di poter fare qualcosa che possa esservi realmente utile. Tra l'altro, il make-up di oggi è un make-up che sto facendo spessissimo questi giorni perché è veloce, veloce, come vedrete. E rimane molto carino e d'effetto. Non so da qua quanto vedete. E vi lascio al tutorial. A dopo! Iniziamo subito dalla base e oggi inizio stendendo questo fondotinta texture leggera della Sobio. Quello che uso io è la colorazione 01 e lo vado a stendere con una spugnetta in lattice. Applico un correttore nella zona delle occhiaie dove ritengo opportuno e utilizzo l'Instant Anti-Age nella Maybelline nella colorazione Light. Le sopracciglia con la mia solita Natural Brow Designer della Benecos. E applico sulla palpebra mobile il primer della Essence La Love Stage. Iniziamo con il trucco occhi. Allora, inizio prendendo la mia palette personalizzata della Neve Cosmetics e con un pennello piatto, come questo qui semplicissimo, vado ad applicare su tutto quanto l'occhio questo colore qui, eccolo qui, che è Smoking, che è diciamo un color taupe, un grigio totalmente opaco. Mi piace moltissimo questo colore perché, come vedete, dà una bella definizione all'occhio e comunque anche solo così a mascara, secondo me rimane, cioè, un trucco molto carino e velocissimo da fare. Con un pennellino piccolo da sfumatura come questo, un po' spelacchiatino, vado a prendere sempre dalla mia palette un pochino di Black Sheep, che sarebbe la cialda nera.
Oggi ho problemi a mettere a fuoco. Ok. E lo vado piano piano a sfumare verso la fine dell'occhio e nella piega, ma deve essere un effetto molto molto soft, non voglio uno smoky vero e proprio. Io ora con un altro pennello da sfumatura vado a riprendere questo qui, uso di Essence, vado a riprendere Smoking di prima e lo porto nella piega dell'occhio. In questo modo vado anche a sfumare bene il nero. Smoking è perfetto proprio per fare queste cose perché, come vedete, lascia una sfumatura molto molto graduale e carina, insomma, non è di quegli stacchi forti. Adesso con un pennello più grande, come questo, vado a prelevare l'illuminante plastic e lo metto intanto sotto l'arcata sopraccigliare. E lo porto anche un pochino qui a creare un piccolo punto luce. Nella rima interna dell'occhio provo adesso con voi questa nuova matita nera di Yves Rocher. Non me la metto a fuoco. Ok. Che è la Stilo Waterproof, che ne avevo sentito parlare bene e l'ho voluta provare. È molto simile alle Long Lasting di Essence, come vedete ha la punta quella diciamo automatica, e la vado a mettere nella rima interna. Ok. All'inizio dell'occhio vado a mettere all'attaccatura delle ciglia il pastello Avorio di Neve Cosmetics. Solo a dare così un tocco proprio di luce. Proprio fina fina. E infine applichiamo il mascara. E utilizzo il mio Pupa Vamp. E questo è il trucco occhi terminato. È un trucco davvero semplicissimo, ma che a me piace davvero molto. Poi, come vedete, insomma, rimane davvero molto molto carino. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Mi piace davvero tantissimo. Allora, torniamo al resto del viso. Ok. Applico su tutto quanto il viso una cipria. Sto cercando di utilizzare questa qui della Elf. E non c'è il nome perché è scomparso, però vi posso dire che la colorazione è Apricot Beige. È una cipria un po' inutile, però insomma sto cercando di utilizzarla perché la vorrei terminare e la vado ad applicare su tutto il viso. Applico una terra opaca su tutto quanto il viso e utilizzo questa qui della Sun Club nella colorazione 01 Natural. Dato che comunque il trucco occhi è completamente opaco, la terra è opaca, voglio dare un attimino di luce al viso con un brush che ha insomma delle perlescenze. Utilizzo questo qui che lo sto amando, di H&M, ed è il Pinks Blusher, Blusher Pinks,
Non c'è il numero, comunque questo qui a forma di cuore che assomiglia tantissimo a quello della Too Faced, che adoro. E vado a prelevare tutti quanti i colori insieme. Io non so se voi riuscite a vedere quanto è comunque molto luminoso. Come sempre sembra molto molto più accentuato il blush di quello che invece in realtà è, però va bene. Traccio il contorno labbra con ormai la mia amata matita perfettina. Io adesso avrei fatto le labbra nude o comunque mettendo lucida labbra, ma ogni volta mi rimproverate che dovrei usare un po' di più sulle labbra e quindi insomma oggi voglio seguire il vostro consiglio e vado ad applicare il pastello sfilata. Questo qui sarà il risultato finale. A me piace tantissimo, come vi ho detto all'inizio, è uno dei look che praticamente sto facendo quasi tutti i giorni. Diciamo che l'unica cosa che varia spesso sono le labbra, perché vado in sonda un po' dell'umore, le lascio nude, metto un rosso, ecco, e sfilata la sto usando tantissimo perché stranamente mi piace anche tanto, insomma, come mi sta. E niente ragazze, fatemi sapere se vi piace questo look. Come vi ho detto, lasciatemi sotto dei consigli per quanto riguarda anche le prossime puntate. E vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!